Grazie mille anche per questa sera. Siamo in compagnia, speriamo insomma di raccontarvi qualcosa di bello, di interessante, anzi sicuramente, perché questa sera faremo un viaggio all'interno di un evento molto importante, ma non vi voglio ancora anticipare nulla. Vi ricordo intanto che il nostro canale web esclusivo è appunto in merito alla nuvoletta che vedete qui sotto di Webinar Immobiliare Pro. Se ci volete scrivere tramite mail immobiliandotv@gmail.com oppure sentiamoci al telefono 049 20 23 141. Buonasera Gianna. Ciao Vale. Ciao. Buonasera a tutti. Sei preparato per questa sera che abbiamo un evento mondano? Assolutamente eh? Preparato. E saluto in maniera molto affettuosa, sono felicissima di riaverti nella nostra trasmissione. Grazie. Ciao Raffaele Valentina, Razzoppi. È sempre un piacere, come vedi ormai mi sento a casa, non, infatti, non uso neanche infatti, più esatto. La camicia con la cravatta. Ormai non è quella che... voglio anche far vedere gli stivali di Raffaele perché ci tengo particolarmente, anche perché tu già mi hai fatto questo scherzetto e quindi adesso te lo ricambio. Guarda, oggi no, ma ti prometto che il giorno guarda che della cosa di cui parleremo, guarda le differenze. Beh, sinceramente ragazzi, voi con queste scarpe non stareste molto no, bene. Ma non no, ci proviamo neanche. Ci teniamo le nostre caviglie. Allora Raffaele, comincio subito con te, facciamo un po' una chiacchierata, voglio Vai. Presentarti al meglio. Romano di nascita e milanese di adozione, quindi insomma credo che un po' la tua mente metropolitana sia decisamente consolidata oramai, no? Assolutamente. Formatore e consulente aziendale, hai il tuo esordio professionale nel mondo bancario, per poi trovare l'ispirazione, credo ormai possiamo definire l'ispirazione totale della tua vita, credo, no? Professionalmente parlando, sì, almeno, nel mondo dell'immobiliare, dove lasci un segno indelebile molto importante nei più grandi franchising riconosciuti a livello nazionale. Nel real estate quindi ricopri vari ruoli, partendo appunto da funzionario agente immobiliare, continuando come titolare di più agenzie immobiliari, sviluppando reti commerciali e finendo come consulente e formatore aziendale. Perfetto. Fino a qui tutto giusto. C'è quasi tutto, manca solo un passaggio nelle certificazioni di qualità. Aggiungiamo nel mondo le immobiliari, per il resto c'è tutto. Perfetto, quindi sono stata brava. Perfetto. Negli ultimi 10 anni, e passiamo qui al succo della puntata, ti occupi di studiare esclusivamente il fenomeno dell'MLS, che adesso insomma riapprofondiremo, anche se già l'abbiamo un po' velatamente trattato insomma in puntate precedenti. E ultima, ma non di certo per importanza, ovviamente, ideatore e creatore della pagina Facebook Se un agente immobiliare se, della quale abbiamo già parlato. Che ne abbiamo, esatto, ne abbiamo già parlato, e che oggi appunto vanta più di 12.000 iscritti. Credo che più di così. Ci hai messo tutto e di più. Ci sia molto, ci, siamo. Ci sia molto. Ci siamo. Voglio però appunto cominciare prima un po' di svelare quello che è il succo dell'evento che si svolgerà il 22 aprile a Milano. Spieghiamo ancora una volta bene ai nostri amici da casa che cos'è questa bellissima parola che insomma ultimamente sentiamo molto, molto discutere, molto parlare. Che cos'è un MLS? Rinfrescaci un po' la memoria, Raffaele. Allora, ti ringrazio della domanda. Oggi parlare di MLS sembra nel mondo immobiliare una delle cose più di moda. Collaborazione, MLS. Sì, 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 confermo. Ti rispondo alla domanda dicendoti che cosa non è l'MLS. L'MLS da molti viene confuso con delle piattaforme informatiche all'interno delle quali succede qualcosa.
Di fatto l'MLS è una modalità di lavoro, è un concetto di servizio al cliente che oggi ha trovato la sua massima espressione all'interno del mondo internet. Non è una novità e non è un'innovazione, perché è un modello di lavoro nato nei paesi americani, in particolare Stati Uniti e Canada, circa 120 anni fa. Caspita, quindi nulla a che vedere con la tecnologia. Esatto, pensare che credevo io di essere un preistorico, invece sì, in realtà no, già... Infatti stiamo passando per innovazione qualcosa che innovazione non è. E di fatto c'è qualcosa di molto importante dietro, c'è un concetto di servizio al cliente completamente diverso, c'è un modo di lavorare e di essere agente immobiliare completamente diverso. Da noi la storia immobiliare nasce con la mediazione, quindi l'agente immobiliare è colui che mette in relazione le due parti per arrivare poi alla conclusione dell'affare. Nei paesi dove l'MLS è ormai consolidato da tanto tempo, l'agente immobiliare è consulente principalmente di una sola delle due parti. Noi abbiamo una parte venditrice che è curata da un agente immobiliare e una parte acquirente che è curata generalmente da un altro agente immobiliare. Non con questo vieti l'una o l'altra cosa, però c'è un concetto di servizio e nel processo di collaborazione di fatto i due agenti immobiliari non sono come nella mediazione due concorrenti, ma sono due professionisti che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo economico comune e per raggiungere l'obiettivo di soddisfare la richiesta di un cliente. Questo certo. È detto proprio in parole poverissimo il concetto dell'MLS. Comunque molto chiaro. Tu quindi hai deciso di sviluppare, creare e andrà in realizzazione prossima, precisamente il 22 aprile, mercoledì prossimo appunto, a Milano, un evento che hai chiamato MLS Day, proprio per confermare ancora di più l'importanza di questo tipo di strumento. Come mai hai voluto appunto dedicare una giornata intera a questo MLS? Allora, diciamo che io, tu davi come indicazione 10 anni, di fatto sono circa 15 anni che mi occupo di MLS in Italia e mai come in questo momento ho riscontrato tanto interesse tra i professionisti del settore. Vuoi perché per tutta una serie di dinamiche che stanno coinvolgendo il settore immobiliare oggi c'è necessità di qualche formula nuova. L'agente immobiliare oggi non può più essere l'apriporte, l'agente immobiliare inteso come mediatore ha forse perso una delle sue attività primarie che era quella dello spostare l'informazione. Noi in qualche caso abbiamo anche subito il fenomeno internet, non siamo stati capaci di cavalcarlo. Lo abbiamo subito, come c'è da dire, lo hanno subito molti settori relativi alla mediazione. Non è un caso che se noi parliamo di mediazione, un altro modello di lavoro che mi viene in mente è quello delle agenzie di viaggi. Il 60% delle agenzie di viaggi è chiuso, perché tante di quelle attività che prima venivano svolte dall'agente di viaggio, oggi su internet sono facilmente reperibili. Oggi non ho più necessità di andare a fare un biglietto del treno, perché me lo faccio in automatico. Self-made. Questo sta succedendo nel mondo dell'agenzia immobiliare. L'agente immobiliare ha perso tantissime delle sue competenze professionali, ma soprattutto non è più il soggetto detentore dell'informazione. Attenzione che proprio dietro la detenzione dell'informazione c'è la nuova necessità di aggregarsi. L'agente immobiliare è l'unico professionista che può avere informazioni e può offrire informazioni professionali, ma se non le tutela, se non le racchiude dentro un proprio mondo, le perde. E quindi le delega a degli strumenti, i concetti, me ne viene in mente uno per tutti, il concetto di valutazione. Non è possibile che il concetto di valutazione venga espresso da un portale che ricava un algoritmo dagli annunci messi in vendita. Non è possibile. Anziché da una figura appunto professionale, certo. In forma fisica almeno. Tutti questi dati vanno raccolti, certo. E tutti questi dati vanno rilasciati ad uso degli agenti immobiliari e dei professionisti immobiliari. Bisogna certo, riappropriarsi assolutamente di questo. Su questo sai che mi trovi assolutamente d'accordo, perché io sono contro la disumanizzazione dell'operatività. Sì. No? Alla fine nulla può sostituire il professionista in carne ed ossa, credo. Assolutamente. Quindi questa giornata, questo MLS Day, a chi si rivolge principalmente?
Allora, questa sarà una giornata un po' diversa, sarà una giornata formativa decisamente diversa. A cui noi parteciperemo, peraltro, vogliamo dire. Assolutamente, avete il posto in prima fila. Certo. E è una giornata diversa perché vuole essere sì una giornata di informazione e formazione, però è una giornata dove i veri protagonisti dell'evento saranno gli agenti immobiliari. E sul palco ci saranno tanti testimonial, ascolteremo molte voci nazionali, ascolteremo anche delle voci internazionali che provengono da paesi dove l'MLS è un'abitudine, è un'usanza, è un modello consolidato. Ma ogni professionista che sarà sul palco verrà affiancato da un agente immobiliare. Con lui ci sarà la testimonianza del vissuto quotidiano, ci saranno le paure, ci saranno le principali obiezioni, ci sono vari blocchi, ci sono i blocchi dove ci sono gli uomini internazionali che rispondono a delle nostre domande. C'è un momento istituzionale in cui ci sono i tre presidenti delle associazioni di categoria. C'è un momento in cui ci saranno, allora diamo in ordine, due o tre dei modelli franchising conosciuti in Italia, solo quelli che parlano di collaborazione. Infatti ti avrei chiesto un po' chi sono i protagonisti. Sì, non possono mancare le realtà franchising. No, ma devono esserci, esserci, ma ci saranno solo quelli che fanno della collaborazione il loro modello di lavoro. Poi ci saranno i formatori. I formatori, voi pensate che ogni formatore salirà sul palco con uno o due agenti immobiliari. L'obiettivo non è fare la classica giornata di formazione, ma è far alzare un'obiezione dall'agente immobiliare, far alzare un dubbio dall'agente immobiliare e far risolvere questo dubbio dal formatore. Proviamo a creare un nuovo disco vendita, proviamo a mettere le basi di un nuovo modello operativo. Sicuramente molto molto interessante e anche secondo me più che dovuto anche per sperimentare e testare un pochettino, no? Gli attributi di sti formatori, possiamo dircela in maniera molto chiara. Giorni fa leggevo un bellissimo articolo in cui si parlava anche di ricostruzione del modello formativo. Noi oggi vediamo tanta formazione nel mondo immobiliare e mi permetto di dire, sperando che non si offenda nessuno, che l'80% di questa formazione che noi vediamo oggi sul mercato è un riciclo di modelli ormai usati, obsoleti. Non volevo usare la parola obsoleta, ma in realtà è obsoleta. Mi hai tolto dall'impasse di usare una parola più o meno cattiva. Oggi bisogna ricostruirli. Ho un'idea di riprogettare tutto in funzione dell'efficacia che possiamo trasmettere al nostro cliente parlando di collaborazione. Gli agenti immobiliari hanno tanti motivi di vendita in più quando fanno collaborazione, certo. Devono saperli spiegare anche al loro cliente finale e uno degli obiettivi è questo, ma non è questa la fine della giornata, la giornata andrà ancora avanti con un'altra parte interessantissima. Sto realizzando un progetto con alcune piattaforme di gestionali e di MLS e con loro invece avremo delle testimonianze sulla possibilità di costruire delle piccole reti. Io credo che oggi è ancora un po' presto per parlare di grandi progetti nazionali. Ci sono delle paure da abbattere. Sì, molte. Sì, sì. E su per fare questo sono assolutamente d'accordo con te. Per fare questo c'è necessità di lavorare tra persone che si conoscono. È più facile cominciare così. Sì, magari ridurre inizialmente il raggio d'azione in un progetto che comunque ha finalità nazionali o almeno insomma estese, certo, per partire e poi allargarsi, insomma, però bravissima, partire sempre da un nucleo, da una base logistica, una base operativa un po' più piccola, che dopo il progetto possa essere, che possa avere dei confini smisurati su questo, insomma, confini non ce ne poniamo. Ma però confini effettivamente, di fatto l'MLS e il progetto di aggregazione confini veri non ne ha. Non ne ha, esatto. L'importante è che usi un codice standard di dialogo, qui entriamo un po' nel mondo informatico, ma che parlino la stessa lingua. Sì. Perché la lingua che si sta parlando nel mondo ormai informaticamente è una, che nasce proprio dagli Stati Uniti con il modello di Realtor. Se tutto il mondo parlerà quella linea, domani mattina parlare di MLS di Padova sarà
molto semplice parlare di MLS dell'Italia, sarà molto semplice farlo dialogare con l'MLS europeo e farlo dialogare con un MLS mondiale. Sì. Questa è la nuova strada, è il modello di lavoro interconnesso, ma questo vale per tutto. Oggi si parla di questo ovunque. La cosa che apprezzo molto di questo evento, se mi permetti di aggiungere magari una piccola considerazione, Gian, confermami anche tu, è che comunque noto molto quanto stai cercando di mettere l'agente immobiliare in questo evento come protagonista e non più come mi siedo e ascolto in una bella sala, in un bel contesto, sicuramente insomma special guest vari ed eventuali, però comunque insomma stai cercando sempre di più di far parlare anche in maniera polemica, concedimi, insomma, certo. Cercando appunto di far uscire magari quelli che sono i problemi o i pensieri dell'agente immobiliare, che possono essere però esauditi e con una risposta in quella giornata lì, di modo che appunto l'agente immobiliare professionista possa andare a casa con qualcosa di risposto. Direi assolutamente di sì, ma infatti credo che questo tipo di iniziative siano esattamente coerenti con quello che il particolare momento richiede, no? Cioè il fatto di essere comunque proattivi, di mettersi a un certo punto nella logica di creare delle basi di discussione per tirar fuori un po' le idee e anche riaprire, no? Un po' i confini e i recinti. Ma sai Gian, non si può parlare di collaborazione senza far parlare i protagonisti della collaborazione. Ma io credo che comunque noi dobbiamo anche imparare qualcosa dalle nuove tecnologie, dalle nuove dinamiche. Il modello leader o il modello special guest è un modello che ancora oggi è un modello assolutamente rilevante, ma ci deve essere una special guest da seguire. Certo. Quello è il processo. Nel momento in cui non c'è più una special guest da seguire, il popolo, la base si autoforma. Sì, ma noi lo vediamo nei dettagli di tutti i giorni. Vediamo che nascono dei leader tra i ragazzi di 20 anni, 23 anni, sì, si creano dei modelli nuovi, ma soprattutto se c'è un cambio di mentalità. Sì. Non voglio dire che chi ha fatto parte di un modello passato non sappia rigenerarsi e ricostruirsi in un modello nuovo, però sicuramente è da qualcosa di più fresco, di più giovane, di più coinvolgente, ma anche perché l'agente immobiliare, ragazzi, per tornare a giocare in squadra deve scoprire lo spirito di squadra. E se non ce l'aveva lo deve proprio tirare fuori. Lo deve tirare fuori. No? Perché credo che oggi sia indiscutibile la necessità di questo aspetto. Assolutamente, io credo che questo sia proprio il corpo di tutto, ragazzi. Aiutare a far ritrovare questo assolutamente spirito di corpo. Sì. Ti riporto quindi un attimo sulla giornata dell'MLS Day, hai già risposto diciamo a quasi tutto quello che avremmo voluto chiederti. Mi viene a questo punto da aggiungere, secondo te, o meglio, qual è l'aspettativa in termini di permanenza nella testa delle persone che verranno? Cioè, che cosa vorresti che restasse come traccia e come proposito, come anche materiale, no? Poi da riutilizzare nelle giornate quotidiane. Guarda, credo che mi hai fatto una domanda più forse più impegnativa della prima, quando si diceva cos'è l'MLS. E io nei miei format precedenti ho sempre cercato di portare avanti l'evento anche dopo l'evento. Certo. E questo è un evento che secondo me lascerà un segno. È un evento dove per la prima volta ci troveremo insieme ad affrontare un discorso di cambiamento. È un cambiamento importante. Io sono perfettamente cosciente, dopo essere stato un grosso innovatore e dopo aver sperato per 15 anni che le cose avvenissero in un giorno, oggi mi rendo conto che per fare un cambiamento importante ci vuole tempo. Del tempo. Ci sono dei processi. Fortunatamente oggi siamo anche nella condizione di poter fare un ragionamento non più a brevissimo ma a medio-lungo termine. Un cambiamento avviene nel tempo. Vi do un esempio banale. Oggi probabilmente se prendiamo 100 persone, 80 di loro hanno in tasca uno smartphone. Innanzitutto ce l'hanno 80 e non 100 persone. Quanto tempo ci è voluto per mettere ad 80 persone in tasca uno smartphone? Se andiamo a vedere, ci sono voluti 10 anni. Sì, sì. I cambiamenti hanno bisogno di tempo. Io vorrei che questo evento fosse un momento diga dal quale poi cominciare a discutere.
Da questo momento in poi vorrei che si cominciasse a parlare in maniera più concreta. Sono anche cosciente che ci sarà un momento di caos, perché in questo momento è il momento degli innovatori, è il momento di chi coglie l'opportunità di un cambiamento, ma è anche il momento del fenomeno di turno, che si inventerà, che proverà a deregolare un modello già attuato, è il tempo che darà la valutazione finale su qual era la strada da seguire. Da adesso si parte per andare avanti, sicuramente. Sì, purtroppo in questo momento qua magari tendiamo a non avere molta pazienza, perché per quanto insomma ci rendiamo conto che ogni progetto, ogni grande progetto dove si cerca sempre di non mettersi confini, altrimenti io dico nemmeno si comincia, ma si vorrebbe appunto avere un po' il tutto subito è abbastanza impossibile, sì. Quindi insomma magari si parte da piccoli step anche attraverso e anche per merito di grandi eventi come quello del 22 all'MLS Day. Dopo però diamoci in primis a noi stessi il tempo insomma di poter aspettare che i frutti siano maturi. Guarda, in termini di questa cosa, in termini di tempo, allora abbiamo parlato di tempo per arrivare a un processo, sappiamo che ci vorranno 5-10 anni per poter dire che il 70-80% degli agenti immobiliari lavorano in condivisione. Sì. Devo dire una cosa però, che oggi ci sono delle accelerazioni forti e l'accelerazione forte di questo momento è una reazione strana del mercato ed è anche ampliata da nuovi player che si sono affacciati sul mercato. Tu sai che ad esempio c'è la fenomenologia delle banche che stanno arrivando. Sì. Nel mondo immobiliare. Ci sono tantissime notizie anche sul web a proposito. Sì, molti agenti immobiliari sono spaventati. Io personalmente non la vivo con particolare terrore quello delle banche, anche perché io sono seriamente convinto che proprio l'MLS sia una risposta forte al modello bancario proposto da loro. Io credo che l'MLS sia forse in assoluto la risposta al. Le banche dentro il mondo dell'immobiliare sì o no? E qualcuno si aspettava, probabilmente errando, ma anche perché poi di fatto è così, che le banche si fossero mosse senza studiarne i regolamenti. Hai visto? Questo credo sia impossibile. Una banca si muove proprio per la macrostruttura, esatto, insomma, che macrostruttura, che le forza economica, insomma, potere legale. Certo. Si sono mosse, secondo me, in regola. Qui il problema è uno, è che gli agenti immobiliari non hanno corpo. Ecco, uno dei fattori purtroppo dell'MLS sì. È purtroppo dare è corpo. Dare corpo in assoluto agli agenti immobiliari. Poi dietro c'è una struttura istituzionale importante, una struttura organizzativa, ma l'MLS, secondo me, è la risposta per combattere tutta questa situazione di questo momento. Sì. Concordo. Sono assolutamente d'accordo con te, la vedo nella stessa identica maniera. Diciamo che meno male hai dato un'ampia delucidazione di tutto quanto, quindi credo che altre domande da parte mia non ce ne sono, non lo so come siamo qui i tempi, ma credo che dobbiamo... No, allora, io volevo un po' focalizzarmi anche sul discorso che, perché è una cosa che incuriosisce me personalmente. Abbiamo quindi, hai deciso che Milano insomma debba essere il fulcro dell'MLS Day, insomma credo che tu abbia scelto Milano non a caso. Sì, non l'ho scelto a caso, ma più che altro ti dico una cosa, è stato naturale, è un progetto importante, l'Italia ha due centri molto importanti che sono Roma e Milano. Il primo evento del nostro gruppo Sei un agente immobiliare se è stato fatto a Roma. È stato a Roma, sì. Un progetto importante in termini commerciali e imprenditoriali, credo sia giusto farlo nascere a Milano. Teniamo presente una cosa, l'MLS Day non è un evento unico, è un evento che si ripeterà ogni anno. E l'obiettivo per a fortuna. Questo punto è ripeterlo ogni anno in una città diversa. Io mi voglio riallacciare come ultima cosa, poi ti libero dalle nostre... È sempre un piacere. No, scherzo ovviamente.
Come slogan, chiamiamolo così, insomma, come frase che però mi è piaciuta molto. Ho letto insomma un po' in internet, nel web, di quello che scrivi, molto attivamente nei social. Recita così: con gli agenti immobiliari, per gli agenti immobiliari, a conferma anche di quello che insomma mi sono in primis complimentata prima. Io aggiungo anche che secondo me l'MLS non è solo uno strumento per gli agenti immobiliari, lo è per gli agenti immobiliari, che poi deve essere finalizzato ovviamente all'ottenimento di un risultato per il cliente finale. Quindi credo che uno strumento che nasce per un professionista, poi i frutti li raccolga l'utente finale. Quindi insomma, credi che possiamo considerarlo uno strumento valido anche per poter rinalzare, perché insomma lo sappiamo tutti quanto la figura dell'agente immobiliare abbia un po' perso di quella patina dorata, insomma, che aveva per un po' di anni fa. Riqualificare. Bravissimo. Riqualificare, esatto, l'operato, esatto, del consulente immobiliare. Quindi sono perfettamente d'accordo con te, e se tu torni un po' indietro nella mia storia anche di sui blog e varie, il mio primo claim col quale mi proponevo parlando di MLS era al servizio del cliente. È il concetto di riportare il cliente al centro, offrire un servizio che sia in questo momento, non riproducibile da un portale, non riproducibile tra privati, ridare un'identità vera e propria all'agente immobiliare. Con gli agenti immobiliari, perché io voglio che in questi eventi non ci siano più santoni che danno delle strade, ma siano gli agenti immobiliari stessi. Santone. Sì, perché poi sai, così, santone, guru, ne sono girate tante. Invece io credo che non debba nessuno essere protagonista di questo progetto, di questo processo di cambiamento. Gli agenti immobiliari sono loro che se ne devono appropriare, e saranno loro che eleggeranno i loro leader, saranno loro che sceglieranno chi seguire nell'andare avanti del tempo. Quindi con gli agenti immobiliari, per gli agenti immobiliari, ma senza doverci andare a catalogare, certo, più di tanto. È, io credo, la cosa più attuale. Bene Raffaele, noi ti ringraziamo tantissimo, grazie inizialmente, principalmente anzi dell'iniziativa, ho un po' confuso le parole e i termini, grazie mille dell'iniziativa, complimenti, insomma credo sia una cosa assolutamente sia da fare che da ripetere, prometticelo. Guarda, okay, io ti dico una cosa. Che magari ci ritroviamo qui anche con i nostri amici la prossima volta, ci raccontiamo la seconda data dell'MLS Day. Va bene. Non sarebbe affatto male. Guarda, chiudo con una cosa, perché questo è molto importante. Fino ad oggi ho scritto e ho parlato, ma facevo il guru, come dicevamo prima. Sì. Oggi ci metto la faccia. Su tutte le attività che riguardano l'MLS Day e su tutto il resto. Nel bene e nel male, la cosa. Esatto. Nel bene e nel principale. Male ci sto mettendo, esatto, la faccia. Adesso si fa. Quindi Gian, prendiamo i biglietti, partiamo, perché in realtà il 22 li abbiamo già presi, vabbè, ma dai, facciamo un po' di sapere, grazie. Prendiamo il treno, ci vediamo il 22 a Milano. Grazie. Noi andiamo mille. Insieme al parrucchiere. Noi prima. Andiamo, esatto, al parrucchiere, poi se vuoi ci andiamo pure in moto a Milano. Grazie, sicuramente, io gli stivali ce l'ho sempre. Grazie Raffaele. Grazie a voi, ciao, grazie Gian, grazie Vale. Grazie. Buona serata a tutti, grazie. Noi ci vediamo presto, ciao. I'm just a person.